Da Giacomo Giampieri, ben ritrovati dal comunale di Sassoferrato per la sfida della 23esima giornata di eccellenza tra Sassoferrato Genga e Val di Chienti Ponte, una sfida interessante che apre questo turno di campionato con questo bel anticipo che mette in palio punti importantissimi per quanto riguarda la zona calda della classifica. Per il Sassoferrato costituisce forse un'ultima spiaggia per rimanere disperatamente aggrappati alle squadre che la precedono nella graduatoria, mentre per il Val di Chienti Ponte un'occasione per allungare in classifica, mettersi al riparo da brutte sorprese e guardare chissà anche con ottimismo alla zona verde, la cosiddetta zona verde che è rappresentata appunto dai playoff. Andiamo alla lettura delle formazioni mentre sta facendo altrettanto lo speaker del comunale di Sassoferrato a tutta voce per caricare la squadra di casa. Cominciamo appunto dal Sassoferrato Genga che è in maglia amaranto e schiera Spitoni tra i pali con la maglia numero 1, poi Ruiu, Lippolis, Gaggiotti, Brunelli, Guglielmi, Monno, Procacci, Piermattei, Bellucci e Carissimi. A disposizione del tecnico signor Spuri ci sono Di Claudio con la maglia numero 12, 13 Bonci, 14 Zucca, 15 Garelli, 16 Cicci, 17 Galletti e con la maglia numero 18 Ciccacci. Risponde il Val di Chienti Ponte che invece in maglia nera con Pollini tra i pali, quindi Emiliozzi, Tartamini, Fermani, Lattanzi, Eno, Panichelli, Badiali, Frontini, Iacchetta e Zambl in panchina con il 12 Erbacio, con il 13 Passalacqua, 14 Salvatelli, 15 Moretti, 16 Monterubianesi, 17 per Bruni e con il 18 Pennacchioni. L'arbitro è il signor Giorgiani della sezione di Pesaro, assistito da Mangiaterra della sezione di Macerata e Baldisseri della sezione di Pesaro. È tutto pronto per il kick-off, la palla sarà del Sassoferrato Genga che è già pronto a partire con Pier Mattei sul punto di battuta. Stanno prendendo posto sul terreno di gioco anche gli assistenti di Giorgiani. Siamo pronti anche a decollare con questo primo anticipo del massimo torneo regionale, giunto al 23esimo turno. Si attende il fischio dell'arbitro e poi via anche alla nostra telecronaca qua su ETV Marche, lo ricordo anche sul app di live streaming di ETV. Partiti con il lancio subito di Gaggiotti a cercare la testa di Carissimi che va a toccarla, molto attento Fermani, il capitano, il leader della retroguardia della formazione sangiustese, ad allontanare il pallone. Rimessa laterale affidata a Lippolis, cerca Carissimi sulla verticale, si allaccia un pochettino con Emiliozzi, poi Fermani protegge il pallone, lo scorta sul fondo e ci sarà dunque la rimessa di Pollini. Dicevo appunto di questo incontro che costituisce una gara importante per entrambe, sia per i Sentinati che sono a caccia di punti pesanti per trovare finalmente una vittoria in campionato che può comunque tener vive le speranze, mentre per il Val di Chienti che al momento è quota 30, la formazione di Gian Domenico può sì con un successo, in caso di un successo, tenere a debita distanza le formazioni che sono posizionate sotto in classifica, ma guardare anche con ottimismo a una zona playoff che non è poi troppo distante, almeno prima dei risultati delle altre che giocano tutte domani. Poi avremo modo anche di commentare il turno al completo di campionato. Qui commette fallo, Lippolis ha atterrato Iacchetta che era venuto a ricevere il pallone molto basso, l'ex giocatore della Maceratese che ha avuto un impatto eccellente con il Val di Chienti Ponte, protagonista di ottime prestazioni, giocatore molto importante per questa categoria. Riceve Zamblè in area di rigore, spalla la porta, cerca assistenza di un compagno, Tartamini prepara il cross sul secondo palo e poi viene allontanato dal ripiegamento di Procacci, può insistere e se ne va con il dribbling, palla in area di rigore, arriva il primo corner, è stato Iacchetta a propiziare questa situazione pericolosa, palla allontanata, calcio d'angolo per il Val di Chienti Ponte. Lo stesso Iacchetta sul punto di battuta, vediamo se cerca
lo schema con Zambleo va direttamente al cross in area di rigore dove hanno preso posto i suoi compagni. La palla è corta nella zona di Eno, poi Zambleo la rimette di sinistro, c'è Procacci pronto ad intervenire, non commette fallo Panichelli e guadagna una rimessa laterale la squadra di Gian Domenico, che resta lì in pressione, cercato centralmente Frattini, poi il fallo commesso e il calcio di punizione per il Sassoferrato Ceca, con Guglielmi che è andato a servire Brunelli all'allargata per Lipolis, di destro in profondità centra il suo allenatore Spuri. Errato questo disimpegno da parte del Sassoferrato Genga. Rimessa con le mani di Emiliozzi. Frontini finisce a terra, il classe 2001 che gioca in posizione avanzata nel centro dell'attacco. La formazione in maglia nera, il pallone calciato un po' a casaccio, la palla che finisce fuori sull'out opposto. Pronti per la rimessa di Arruio, un altro classe 2001, un under nelle fila della formazione di Spuri, l'altro è Lipolis che agisce sulla corsia di sinistra, sempre in posizione difensiva. Qui cerca ma non trova il colpo di testa Pier Mattei, la palla è allontanata da Tartabini, Arruio l'ha recuperata, Gaggiotti la rimanda avanti, poi sempre Tartabini, cerca di colpire Zamble, palleggia, prova la giocata a Monno, toccato da dietro con un fallo, calcio di punizione. Si è incaricato della battuta Bellucci, esperto numero 10, che può sicuramente essere un fattore con la sua qualità, mette in mezzo questo pallone morbido, la chiama e va in presa sicura Pollini, cerca l'immediato rilancio, impreciso però, Lipolis di testa, Carissimi con il petto prova ad andare via, chiusura sicura di Lattanzi, poi il lancio che può imbeccare il movimento di Zamble. Bravissimo Ruiu nella diagonale difensiva, Spitoni cerca il rilancio, colpito di testa Fermani, Zamble è in vistosa posizione irregolare, infatti non va su questo pallone che è recuperato ancora da Spitoni. Con la Vigor, la partita di due settimane fa qua in casa era stato autore di un'eccellente prestazione, poi si è fatto male, è stato costretto a lasciare spazio il giovane Di Claudio. Stato regolarmente recuperato ed è tornato a difendere i pali della porta in classe 84, che ha avuto una carriera importantissima con grandi esperienze anche nel professionismo. Qui recupera il pallone Lipolis e cerca di imbeccare Carissimi nell'uno contro uno con Emiliozzi, c'è la rimessa dal fondo affidata a Pollini, si allargano Eno e Fermani per ricevere, credo che Pollini andrà a calciare profondo, si allarga per Tartabini, controllo sicuro con il petto, poi pallone regalato a Bellucci, la finta, cerca di cambiare fronte d'attacco ma non sono scattati i suoi compagni, quindi deve far tutto da solo e poi ricominciare dietro da Lipolis. 1-2 tra Procacci e lo stesso Bellucci che è contrastato in maniera decisa da Lattanzi. È arrivato il fischio di Giorgiani, è arrivata soltanto la rimessa laterale. No, se ne sono andati i primi 6 minuti di gioco circa. Vi ricordo che potete seguire oggi su questo canale tutta la partita tra Sassoferrato Genga e Val di Chienti Ponte. Poi ovviamente domani sera potrete rivedere gli highlights e le interviste che realizzeremo ai tecnici finita la gara, più le partite che vi andremo a trasmettere domani, ovvero il big match tra l'Anconitana e la Vigor Senigallia e Marina Atletico Gallo col Bordolo, una 23esima giornata che mette diverse squadre con ambizioni ben differenti contro
nel dettaglio. Oggi c'è un altro anticipo, quello tra Atletico Azzurra Colli, formazione in gran forma, vista anche la bellissima vittoria contro il Fabriano Cerreto della scorsa settimana, 4-0 contro oggi la Forza Impronese. E poi domani Anconitana Vigor, Atletico Alma Fabriano Cerreto, Grottammare Porto d'Ascoli, Marina contro Atletico Gallo, San Marco Servigliano Montefano e Urbania Castelfidardo. Potrete vedere tutto ovviamente sempre su ETV all'interno di Domenica nel Pallone, poi la sera Domenica nel Pallone sera, sempre con Andrea Fiano e i suoi ospiti, commentare tutta la 23esima giornata di campionato. Intanto seguiamo il movimento di Iacchetta, cerca di calciare con il destro, è il primo squillo della partita. Luca Iacchetta bravissimo a nascondere il pallone, a fintare di andare sul piede forte, quindi sul sinistro, poi invece è andato dal lato opposto, il pallone è finito fuori, rimasto anche a terra l'ex giocatore anche dell'Anconitana, protagonista passata stagione della vittoria dei dorici, tornati in eccellenza. Matte Spitoni, dopo un consulto con Iacchetta, che si sta riallacciando lo scarpino, si sta sistemando, quindi Guglielmi che prova ad andare profondo, tocco maldestro di Badiali, e palla proposta in avanti, rimbalza male la sfera nei pressi di Emiliozzi che la allontana ma non a sufficienza, può spingere una nuova azione. Procacci, ancora un rimbalzo fasullo e rimessa laterale, terreno di gioco che a dispetto magari di quanto potete vedere dalle nostre immagini sembrerebbe essere in perfette condizioni. Abbiamo già visto diversi errori in fase di impostazione, la palla non rimbalza benissimo, qui colpo di testa di Procacci. Bellucci dentro per Piermattei, il guizzo su e no, il tiro di sinistro, Piermattei finisce a terra, è la risposta e la replica del Sassoferrato Genga. Ancora 0-0. Pronto a ripartire Pollini. Servito Tartavini, la finta a superare Monno, poi col mancino cerca il palo lontano, copertura di Lipolis, è arrivato prima di tutti, ha cercato forse di servire Spitoni, la palla è andata ben distante. Ed ecco un nuovo corner per il Val di Chianti Ponte. Sempre Iacchetta sul punto di battuta, inzambla nei paraggi, poi si stacca, porta via l'uomo, arriva il cross sul primo palo e no, la palla rimane lì sull'ultimo tocco, non c'è il calcio d'angolo. Un rimpallo da parte di un giocatore del Sasso, stava per mettere e non nelle condizioni di calciare, poi invece non ha avuto il guizzo giusto, era molto defilato, molto vicino alla linea di fondo. Ha toccato lui per ultimo, secondo Giorgiani, si riparte da Spitoni che calcia profondo, sale Badiali di testa, Tartavini interviene, preciso, movimento di Frontini, servito Badiali, cerca sul corridoio Frontini, prova a difendere il pallone, si mette in proprio e se ne va Guglielmi, insiste, bella giocata, e ancora rimessa dal fondo. Un'assenza in particolare per il Sasso Genga, quella di Battistelli, che ha preso due giornate dopo la sfida con la Vigor Senigallia. Qui rischia moltissimo intanto Spitoni, torniamo in cronaca, perché poi deve allontanare il pallone Guglielmi, protesta il Val di Chianti Ponte con Panichelli che sembrava essere in vantaggio. Intervento di Guglielmi che ha provato a rimediare alla svirgolata di Spitoni, qualche protesta da parte della formazione San Giustese, ma l'arbitro ha fischiato punizione, quindi il fallo subito da Guglielmi. Parte Spitoni, stavolta molto meglio, chiama il pallone no,
e lo respinge Brunelli. Ancora no, manca l'intervento Pier Mattei contro Fermani, riesce a passare, insiste, si abbassa, prova a fornire l'assist per un compagno, è arrivato il recupero da parte di Emiliozzi, poi Iacchetta che non riesce a ripartire. Rimessa laterale per il Sasso Genga, la battuta di Ruiu, un po' di testa di Panichelli, Frontini che fa la lotta con due avversari, si guadagna il calcio di punizione, poi Panichelli che allarga subito, Perenò controlla a seguire, c'è aperto a sinistra Tartabini che finta, converge, poi se la sposta di nuovo sul mancino, prepara il cross, interessante, Frontini prova ad arrivarci, intervento provvidenziale di Brunelli che si è alzato prima, ha guadagnato quello spazio necessario di intervenire, ad allontanare il pallone, ma pericoloso questo cross tagliato di Tartabini, sempre molto pericoloso quando si fa vedere in zona d'attacco con questi palloni ad effetto in area di rigore. Bravo Brunelli a chiudere, con una rimessa per Spitoni. Pronta a calciare profondo. Fermani, poi Brunelli, Monno, servito Carissimi che palleggia, poi Emiliozzi, destro il suo controllo, rimedia con una bella giocata Panichelli, alza la testa, che lancio nella zona centrale del campo, Ruiu ha stretto le maglie difensive, è riuscito a chiudere, poi si disimpegna Procacci in palleggio, e no, contrasto deciso con Carissimi, dal fallo è quello precedente, è quello commesso ai danni di Procacci nel cuore del campo. Di punizione per il Sassoferrato Genga, affidato a Guglielmi. Lancio profondo, Pier Mattei prova a correggerla di testa. Effettivamente colpisce, Pollini ci è andato, poi ha qualcosa da ridire ai suoi compagni, non piazzati nella maniera perfetta in questa circostanza. Sono riusciti a far colpire Pier Mattei. Tutto sommato la difesa era schierata, ma bravo il capitano del Sasso Genga ad impattare con il pallone. Pronto Pollina a ripartire. Frontini con una spalla addirittura prova a far correre un compagno, c'è stato il recupero di Monno e non sembra essere in vantaggio, così è. Pollini rilancia direttamente in fallo laterale. Lipolis. Arriva la chiusura e il recupero anche del possesso da parte del Val di Chianti Ponte. Iacchetta lascia in compensa della battuta al compagno, si trattava di Panichelli che ha avanzato in maniera abbastanza vistosa la sua posizione. Controfallo Lipolis, cerca Carissimi, il palleggio finisce a terra, altro calcio di punizione molto spezzettato in questa fase di gioco. Mette giù il pallone Bellucci, pronto a farlo spiovere in area di rigore, dove hanno preso posizione in centrale di difesa sia Brunelli che Guglielmi. Porta ben sette uomini all'interno dell'area di rigore il Sassoferrato Genga, la palla è per Pier Mattei che cerca un palleggio piuttosto difficile, riesce a mantenere il possesso, poi è defilato
cerca un'idea, cerca sostegno in un compagno, si mette in proprio, prova a far tutto da solo, è arrivata la chiusura regolare di Badiali, poi Iacchetta che prova ad allargare, subito contrastato, va a terra Bellucci, l'intervento di Lippolis, poi Emiliozzi, Monno la tocca e Tartabini che riparte, suggerisce il passaggio in profondità Frontini, Tartabini cerca assistenza, poi va da solo, chiusura di Monno, Carissimi si impegna, la rimessa per il Val di Chieti, per con Tartabini, Fermani, il palleggio e il tocco in profondità, arriva Spitoni, rilancio profondo, Fermani sicuro e preciso di testa, Gaggiotti allarga per Procacci, cerca la giocata, riesce a passare con una magia, mette il cross, intervento di Fermani, dotato di una grandissima esperienza, molto sicuro anche in questa chiusura, tocco centrale per Pier Mattei che combatte, non ha commesso fallo, c'è stato il recupero del Val di Chieti Ponte, poi il fischio per una reazione e l'ammonizione che è arrivata credo per Panichelli, è rimasto a terra dolorante capitano Pier Mattei, calcio di punizione, sempre Bellucci, vediamo se stavolta cerca la soluzione direttamente verso la porta o comunque a cercare i compagni, sono sempre numerosi in area di rigore, si attende il fischio del direttore di gara, preparato il cross in area di rigore, cerca l'avvitamento Procacci, poi Pollini che respinge, rilancio di Pollini ad imbeccare Zambl che non ha commesso fallo secondo l'arbitro, qualche protesta, interviene Spitoni, mette tutti d'accordo e blocca il cuoio, l'ho messo a terra, è pronto a rilanciare con i piedi, cade nel rinvio, Carissimi la controlla, ma la rimessa laterale per il Val di Chienti Ponte, è là. Tartabini, Badiali, palleggio, gli scippa il pallone Monno, poi Tartabini che finisce a terra, il calcio di punizione ai danni di Monno, fischiato anche in questo caso il primo fallo, l'arbitro ha aspettato, ha atteso di capire dove finisse il pallone per poi sanzionare l'irregolarità in un secondo momento. Lancio Carissimi, poi il destro di Bellucci che parte benissimo ma trova la respinta sicura di Pollini, registriamo comunque un'altra conclusione al 21esimo minuto di gioco, gran tiro di Bellucci, respinta sicura di Pollini, Tartabini, è già ripartito il Val di Chienti Ponte, pallone per Badiali contro Monno, riuscito comunque a scaricare verso il compagno, poi con il destro apre una palla corta dove Carissimi recupera, Bellucci in becca Procacci, attenzione perché gamba e qualità per ripartire, Fermani interviene in maniera precisissima ancora una volta e poi rilanciato il Val di Chienti,
recuperato Gaggiotti, nasconde il pallone all'avversario, si trattava di Frontini, calcio di punizione. Lancio di Brunelli, colpo di testa di Panichelli, poi Fermani, ancora Panichelli, un po' in difficoltà, prolunga Badiali, recavano per un fallo di mano che viene accordato. Calcio di punizione a metà campo per la squadra di Gian Domenico. Tartabini può avanzare, servizio per Frontini, si gira contro Bellucci, caricato irregolarmente da dietro, calcio di punizione e quella può diventare una posizione interessante. Vediamo se per una soluzione diretta con Iachetta o comunque per propiziare un inserimento, un intervento in area di rigore da parte di un compagno. Viene messa a distanza la barriera da parte di Giorgiani. Badiali, e no, e Iachetta sul punto di battuta. Vediamo con quale soluzione Tartabini si sposta, prova a portare via un uomo. Badiali a calciare verso la porta con questo pallone rasoterra che passa anche sotto la barriera, ma non mette in difficoltà Spitoni. Rilancio. Tartabini ha preso il tempo, Carissimi è andato di testa a colpire. Reclama per un fallo il numero 11. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Tartabini chiama a sé un compagno che poi non arriva, si attarda moltissimo nel rinvio, alla fine va profondo. Zamle passa le finte, i movimenti da parte del numero 11, ha guadagnato qualche metro, poi Ruiu si era preso il pallone anche se non era di sua competenza, perché va rimessa per il Val di Chienti. Servito con le mani Zamble, intervento di Guglielmi con un braccio aperto molto allargato, ha rischiato anche un'ammonizione in questo caso, viene richiamato Terrato Zamble, che io credo anche abbia bisogno delle cure mediche perché ha preso una botta molto forte, seppure non voluta. Vediamo se riesce a rialzarsi lo stesso. Indubbiamente la carica è stata pericolosa. Ne porta tanti in area di rigore la formazione di Gian Domenico. Badiali e Iachetta, i soliti due, pronti a calciare. Si attende il fischio dell'arbitro. Arriva il pallone, pericoloso in area di rigore. Forse l'ultimo a toccare, a sfiorare il pallone è stato Panichelli, dopo la deviazione di Lattanzi che aveva messo fuori causa la difesa, ma ha messo fuori tempo anche i suoi compagni. Rimessa dal fondo per Spitoni. Pronto a calciare. La
la zona di Carissimi, il destinatario di tutti questi palloni alti. Il pallone verso Pier Mattei, che ha preso il tempo a fermare in area di rigore. Grande situazione per il capitano del Sassoferrato Gemba, si è fatto superare con un po' troppa leggerezza. Fermani su questo scarico profondo e si è salvato qua con l'intervento di Pollini. Valdichietti Ponte, buona situazione il Sassoferrato Gemba, ancora una volta con un'azione di rimessa veloce propiziata dal colpo di testa di Carissimo, poi da una palla in verticale rapida di Procacci che ha portato al tiro Pier Mattei. Calcio di punizione. Bellucci, Guglielmi, finta e poi servizio per Brunelli. Lippolis, scarico veloce di Carissimi, finisce a terra Bellucci, si sdraia letteralmente sul pallone, ha subito il fallo, poi il pallone allontanato dalla Tanzi, qualche protesta. Calcio di punizione, battuto, chiusura di Panichelli, poi il pallone allontanato a metà da Iacchetta che torna sul cuoio con una bella giocata in serpentina, allarga benissimo per Zable, si è alzata la bandierina all'assistente. Posizione regolare, ha lavorato benissimo la linea difensiva nonostante avesse un centrale di difesa fuori, sono stati bravi gli altri a stringersi e a mantenere la linea. Pronto a calciare Guglielmi, che serve invece vicino Brunelli. Combinazione Gaggiotti in profondità, intervento di Panichelli che svirgola ancora. Calcio d'angolo per il Sassoferrato Gemba che può risalire il campo. Arriva il pallone in area di rigore, è finito a terra Frontini, deviazione. Carissimi è andato giù, Frontini ha colpito di testa, la palla per poco non ha rischiato di entrare in porta. Soltanto corner all'altro lato per il Sasso Gemba, sempre con Bellucci pronto con queste parabole insidiose a mettere in difficoltà i giocatori avversari. Arriva il cross lungo, colpo di testa da parte di Pier Mattei, controllato il pallone Pollini, palla che è uscita. Intanto registriamo anche un piccolo cambio nell'assetto difensivo del Valdichienti Ponte. Panichelli si è allargato a destra in posizione di terzino mentre ha avanzato la sua posizione Migliozzi, forse per cercare di controllare al meglio le folate di Procacci e di Pier Mattei da quel lato. Ed effettivamente il tridente di centrocampo adesso è composto da Migliozzi, dalla Tanzi, davanti alla difesa da Badiali. Rinvio lungo di Tartabini, colpo di testa di Brunelli, eccolo Panichelli, si scontra con Pier Mattei, poi Fermani colpisce, messa laterale e per la squadra ospite. Con le mani Panichelli cerca proprio Migliozzi sulla verticale, colpo di testa di Procacci, la Tanzi mette giù, rilancio
Brunelli e in anticipo prende la spinta da dietro di Frontini, un mestiere, guadagna un calcio di punizione. Lo stesso Brunelli a calciare profondo nella zona di Carissimi, si scontra con Enò, la palla è buona per il Val di Chienti che risale ancora il campo, servizio verso Badiali, superata la pressione di Monno, punta nell'uno contro uno, poi va sempre a sinistra, cerca di mettere il cross, azione interessante da parte di Badiali, appare in buono spolvero oggi su quella fascia, portato a conquistare un altro corner. Andava tutto da Iacchetta. Si stacca Zamble. Arriva il cross, interessante per Enò, allontanata da Brunelli. Lotta Zamble che chiude su Ruglio. La rimessa laterale è stata accordata per la formazione di Monte San Giusto. Tartabini con le mani, Frontini l'anticipo di Guglielmi, rimessa sempre per Edoardo Tartabini, Zamble in area di rigore, spalla la porta, riceve, poi scarica per Tartabini, cross stavolta sbagliato, impreciso, e palla sul fondo. Quando siamo praticamente al 34esimo minuto di gioco, questo primo tempo 0-0, qualche situazione pericolosa, sì, forse la più importante quella per Pier Mattei, che si è trovato a tu per tu con Pollini e poi è stato murato all'intervento sicuro dell'estremo difensore la squadra di Gian Domenico Spitoni, di testa Iacchetta sulla schiena di Lippolis. Messa laterale affidata a Panichelli. Brunelli in anticipo. Guadagnato metri Panichelli. Corto da Iacchetta. Palla di ritorno. Panichelli. 1-2. Cross in area di rigore. Zamble. Non riesce ad intervenire. Quindi lo scarico di Badiali. Non preciso verso Tartabini. Sente la ripresa del gioco al Sassoferrato Genga. Pronto Ruglio con le mani. A servire Carissimi, colpo di testa è stato di Lattanzi, con Pier Mattei che combatte, Tartabini, esce Badiali nel traffico, Tartabini, bello il suo guizzo, Badiali profondo per Frontini che tiene a distanza con mestiere il suo diretto marcatore, continua a combattere, forse toccato in maniera irregolare da Ruglio, non è dello stesso avviso l'arbitro, poi Bellucci che palleggia, la rimessa che è sempre per il Val di Chienti, che adesso prova a riversarsi con maggiore convinzione in zona d'attacco, è sempre isolato su quella fascia, poi il pallone in qualche modo esce, Lattanzi si coordina, intervento di Guglielmi, occhio al contropiede del Sassoferrato Genga con Procacci che però lancia nell'ola, ci fermare in vantaggio, scorta il pallone sul fondo. Prima di questo match una sola vittoria in trasferta per il Val di Chienti Ponte, tre pareggi e sette sconfitte, non un andamento all'altezza delle aspettative, almeno lontano dalle mura amiche del Villa San Filippo, tutt'altro, un rendimento in casa dove ha conquistato sette vittorie con tre pareggi e una sola sconfitta. Appunto hanno prodotto
i 30 punti prima di questo match odierno. Sassogene invece è ancora l'asciutto di successi a domicilio. Prova a puntare Iachetta, prepara il cross, Brunelli lo aspetta lì, riesce ad allontanare. Lattanzi, Iachetta, sterza, cerca forse il fallo ma non è stato fermato in maniera irregolare, lancio poi nel nulla, parte di Bellucci. Pronto Pallini? Tocco corto per Enou. Qua c'è nessuno. Apertura a destra, dove c'è Iachetta. È arrivato prima Emiliozzi che tiene il pallone in campo. La palla è nella zona di Brunelli che colpisce malissimo. Attenzione a Frontini che per un attimo ha pensato di calciare. Crossa effettivamente, ma è calcio d'angolo. Era comunque uscito il pallone. Sempre Iachetta, lo spiovente in area di rigore. Zambre nei paraggi, come è stato servito praticamente su queste situazioni, e anche stavolta si stacca per portare via un uomo. Arriva il cross in area di rigore, allontanato dal Sassogene. Poi Tartabini blocca, possibilità di ripartenza. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per Spitoni. Ancora circa 5 minuti da giocare. Questo primo tempo dove non ci sono state particolari interruzioni, vediamo se ci sarà comunque qualcosa da recuperare. Potrebbe anche optare per mandare così le squadre a riposo il direttore di gara. Iachetta, colpo di testa per Frontini che combatte, spazza su tutto il fronte d'attacco, ha servito Zamble, prova ad innescare la sua velocità e davanti Guglielmi lo ferma, poi contrasto con la bandierina. Si sincera delle sue condizioni l'assistente dell'arbitro Giorgiani. È tutto ok per ripartire. Questo va sempre nel centro, che vieni qua, porta fuori il soggetto. E non capito io, ma perché deve stare a mezzo? Vieni qua che sei solo. Ma Spitoni al rilancio. Badiali dopo il tocco di Lattanzi, attenzione a questa possibilità che può diventare interessante. Badiali se l'allunga e consente il recupero di Brunelli, ma non è finita, rimbalza male il pallone nella zona di Emiliozzi. Lattanzi ha recuperato di nuovo, slalom, insiste, scarico per Emiliozzi. Iachetta con il tacco, far collo ancora Lattanzi. Tro Procacci va a liberare il suo destro. Procacci è stato bravissimo a chiudere, quindi finisce a terra, non c'è il fallo, sempre Lattanzi, non trova assistenza di un compagno, ora deve difendere il pallone e alla fine Lippolis la mette fuori. Panichelli andrà con le mani subito verso Iachetta, tocco forse di Gaggiotti, è stato l'ex giocatore della Maceratese l'ultimo a colpire il pallone. Ancora una rimessa per Spitoni, sempre 0-0 il comunale di Sassoferrato Genga. Lancio di Spitoni, io stavo sempre qua da solo. Iachetta fermato con un fallo, reclama e ottiene il calcio di punizione. Aveva già battuto il Val di Chienti Ponte, poi l'arbitro ha interrotto per vedere le condizioni di Iachetta, per valutarle. Si rialza e riparte. Fermati sul punto di battuta. Sta qua quando c'è il video.
rischia qualcosina Fermani con questo cambio di gioco. Chiede scusa, cercava Tartabini, pallone un po' corto, è toccato da Monno. Sempre pronto Tartabini, un po' di testa di Gaggiotti, poi rovesciata di Bellucci, carissimi. Monno deve cambiare fronte, lo fa servendo Procacci, Gaggiotti di prima, Brunelli la porta avanti, si va un po' a isolare ed è costretto a lanciare in una zona scoperta e priva i giocatori con la maglia amaranta. Manichelli verso Badiani, controllo e tocco pulito per Tartabini stavolta. Tartabini cambia gioco, Lipolis sicuro, poi si attarda nel rilancio, si fa murare da Iacchetta, comunque la rimessa. Ormai ci avviciniamo alla conclusione di questa prima frazione di gioco. Si è sofferato Genga, Val di Chianti Ponte, il pallone finisce nel nulla. Tartabini con tutta calma la va a recuperare, andrà al rinvio. Osservano i due allenatori, Spuri e Gian Domenico, ragionano, studiano anche ipotetiche mosse da inserire e da fare nella ripresa. Frontini, Tartabini, sale, serve Badiali, recava per la rimessa laterale Ruglio, che viene accordata invece al Val di Chianti. Viene a giocare Mattia, viene a giocare Mattia. Una delle ultime azioni, Tartabini per Badiali, 1-2 che non si chiude, che il tocco di Emiliozzi finisce fuori, ha consultato il cronometro il direttore di gara. Potrebbe e dovrebbe anche arrivare il fischio, non ho visto segnalazioni di recupero da parte delle due panchine. Rilancio per Pier Mattei, messa laterale Ruglio con le mani. Ancora profondo intervento di Gaggiotti e arriva il fischio di chiusura da parte di Giorgiani. Si chiude qua il primo tempo con il punteggio di 0-0 tra Sassoferrato Genga e Val di Chianti Ponte. Qualche occasione in particolare nei primi 10 minuti, nulla di trascendentale, le rivivremo comunque grazie ai nostri highlights qua su ETV Marche. Noi ci ritroviamo invece per il racconto del secondo tempo tra circa 15 minuti, rimanete in nostra compagnia per il secondo tempo della partita. Ma credo che almeno l'ha staccato. Sì, infatti. Non so quando lo staccano. Mi fa male. Oh, va bene, mi fa male. No, va bene. Sì, vedo che sono un po' io. Botte, lui. Ok. Ci
Riprendiamo la linea da Sassoferrato per il secondo tempo tra Sassoferrato Genga e Val di Chienti Ponte, punteggio di 0-0 tra le due formazioni. Al termine dei primi 45 minuti ci sono state già due sostituzioni, la prima è per il Sassoferrato che ha inserito Cicci al posto di Bellucci e l'altra invece per il Val di Chienti che ha inserito Pennacchioni al posto di Zamble. Questi i due cambi ad inizio ripresa, siamo pronti anche per partire con il fischio di Giorgiani. È cominciato il secondo tempo, subito lancio dalle retrovie, va a palleggiare la formazione del Sasso Genga che allontana con Cicci che arriva sul pallone a toccarlo ma non a sufficienza per rimetterlo in gioco. Rimessa con le mani di Panichelli che aveva iniziato in posizione di mezzala di destra, poi ha arretrato il suo raggio d'azione in posizione di terzino, consentendo ad Emiliozzi invece di rilevarlo nella stessa posizione. Tra un attimo anche le formazioni, intanto rimessa, colpo di testa di Pier Mattei che prova a far viaggiare un compagno, lamenta un tocco di un avversario con la mano. Lattanzi che cambia lato, trova soltanto l'intervento di Ruiu che prova a ripartire. Dovranno inevitabilmente scoprirsi un po' di più le due formazioni per cercare un successo che varrebbe oggi a maggior ragione punti importantissimi sia per l'una, il Sassoferrato che cerca gettoni per allontanare la zona calda, per provare ad agganciare le formazioni che la precedono visto che è ultima, allo stesso tempo anche per il Val di Chienti che con un blitz esterno può avvicinare le posizioni playoff e soprattutto mettersi al riparo da cattive sorprese nell'ultima parte di stagione. Rimessa per Ruiu, un po' di testa di Tartaglioni, poi Cicci che interviene e un po' di testa finisce a terra Gaggiotti, contrastato da Frontini che è l'attaccante del Val di Chienti Ponte. Andiamo anche con le formazioni, Sassoferrato in campo con Spitoni, Ruiu, Lippolis, Gaggiotti, Brunelli, Guglielmi, Monno, Procacci, Pier Mattei, il subentrato Cicci al posto di Bellucci e Carissimi, risponde il Val di Chienti Ponte con Pollini, Emiliozzi, Tartabini, Fermani, Lattanzi e No, Panichelli, Badiali, Frontini, Iacchetta e Pennacchioni al posto di Zamble. L'arbitro è Giorgiani dalla sezione di Pesaro, assistito da Mangiaterra di Macerata e Baldisseri di Pesaro. Calcio di punizione affidato a Procacci, lui che può davvero insidiare il portiere Pollini che adesso è anche contro sole. Io penso che andrà a calciare forse direttamente verso la porta, un po' distante a dire la verità. Le urla di Espuri. Cicci, la finta, Procacci, è uno schema buono, chiusura di Frontini. Si imbestialisce Spuri, chiamato uno schema che è stato eseguito, ha capito tutto il Val di Chienti Ponte che ha chiuso. Rimessa con le mani, colpo di testa di Carissimi per Cicci, ancora Carissimi in zona d'attacco, contrastato alle spalle da Tartabini, rimessa dal fondo per Pollini. E no, rilancia, colpo di Monno, scambio con Carissimi, ancora Monno all'indietro da Ruiu, chiusura di Badiali, rimpallo che favorisce l'intervento facile, comodo di Guglielmi e palla da Spitoni. Rilancio nella zona di Emiliozzi, il suo controllo va ad imbeccare Pennacchioni, spostando Frontini sulla sinistra e mettendo Pennacchioni al centro dell'attacco. Gian Domenico prova a dare maggior forza, maggior fondità alle sue iniziative con Pennacchioni che è una punta di ruolo
dotato anche di un maggiore fisico, quindi può combattere alla pari con i due centrali di difesa. Preferito rinunciare alla velocità di Zamble, ma comunque a mettere una presenza fisica all'interno dell'area di rigore per questo secondo tempo. Invece il cambio di Cicci al posto di Bellucci non cambia granché nelle fila del Sassoferrato Genoa, che di fatto ha sostituito un trequartista con un altro. Mica Giotti, Tartabini si muove e converge verso il centro. Badiali, Lattanzi, si stacca Tartabini per ricevere, deve chiudere questo triangolo. Ruglio in vantaggio, sa scorrere il pallone, poi viene messo in difficoltà dal rimpallo e allontana. Pennacchioni prova a combinare con un compagno, si trattava di Frontini. È arrivato il recupero di Spitoni. Carissimi, anticipato di testa da Tartabini, poi Monno due volte. Cicci superato con un tunnel. Badiali prova ad innescare Iacchetta, la palla è lunga. È arrivato Spitoni con questo tuffo plastico. Calcio profondo, Tartabini, Ruglio di testa, Guglielmi, Tartabini, Monno, Trobrek, rimessa per Tartabini, attende assistenza di un compagno lì vicino, prova da Badiali, cerca il guizzo, Procacci. E no, controlla che il pallone esca. Stanno scaldando i giocatori delle panchine. Chissà per altre sostituzioni, sei imminenti. Qui Fermani non rischia, si affida al lancio di sinistro. Lippolis, secondo me era scattato in posizione irregolare il giocatore la maglia numero 11, vale a dire Carissimi. Qui Procacci mette questo pallone interessante in mezzo, proprio Carissimi ad avvitarsi ma a mancare il pallone di un soffio. Tartabini, Lattanzi rischia qualcosina, serve Frontini. Lattanzi cerca Fermani, pressato da un avversario, se la cava il capitano. Panichelli, Badiali elude la pressione di Gaggiotti, ancora Badiali, Panichelli, Iacchetta, bella la finta, va centralmente Luca Iacchetta, entra in area di rigore, copertura di Brunelli, calcio d'angolo. Dispone il pallone, sarà sempre lui a calciare. Questo sinistro a rientrare, molto profondo, si impegna Frontini, guadagna il massimo da quella posizione, una rimessa. Touche per Tartabini, dentro da Pennacchioni, il suo controllo, il campo è finito. È rimessa dal fondo, affidata a Spitoni. Poi fanno vedere gli highlights domani sera.
sempre sul TV Marche. Gacciotti, carissimi, Alleggio, prova ad andare via, Tartabini all'indietro da Fermani, suo controllo, serve Panichelli, palla allargata verso Iacchetta che arriva prima dell'avversario, vale a dire Lipolis, e guadagna il calcio di punizione. Badiali allarga per Tartabini, nasconde il pallone a Monno che lo trattiene con un fallo, calcio di punizione. Chiusura di Cicci che la rimanda alle parti di Fermani, alza questo pallone in area di rigore, intervento di Brunelli, poi Emiliozzi che cerca l'anticipo, Gaggiotti, e no, superato dalla traiettoria del pallone, attenzione alla possibilità, Pier Mattei, è un gol meraviglioso del Sassoferrato Genca, super gol di Pier Mattei con la complicità di Enou, forse ingannato dal sole in faccia, colpito mandando il pallone all'indietro, Pier Mattei non ci ha pensato su due volte e ha calciato una staffilata splendida sotto al 7 per la rete dell'1-0 Sassoferrato Genga, super gol del capitano, super gol di Pier Mattei. Si sblocca dunque il match all'undicesimo minuto, gran gol davvero il capitano Emanuele Pier Mattei, che è dotato di gesti tecnici di questa qualità, lo conosciamo, lo abbiamo visto più volte realizzare reti di questo tipo. Ma qui ripeto, c'è la complicità di Enou che ha visto il pallone forse all'ultimo colpito dal sole, lo ha mandato all'indietro e poi Pier Mattei non ci ha pensato su due volte, un destro super, lo rivedremo, lo ricordo, approfitto adesso, domani sera all'interno di Domenica nel Pallone alle ore 21 in onda su ETV Marche. 1-0 Sassoferrato Genga. Tartabini, Pennacchioni, allunga per Frontini, alla scortata sul fondo da Guglielmi, adesso il Valdichiende che deve fare indubbiamente qualcosa di più in zona offensiva dove ha fatto fatica a rendersi pericoloso, non ha costruito grandissime occasioni la squadra di Gian Domenico, tant'è che Spitoni non ha dovuto compiere interventi degni di nota, qui commette fallo Lattanzi, guadagna molti metri il Sasso Genga. Calcio di punizione battuto, corto per Cicci, Guglielmi. Cicci cerca di ripartire, Lattanzi trattenuto vistosamente, altro calcio di punizione per la squadra di Gian Domenico. E no, non può battere perché ha Pier Mattei di fronte a lui. Adesso cerca il rilancio preciso per Iacchetta, controllo a seguire meraviglioso, Luca Iacchetta punta centralmente, alza la testa, cross in area di rigore, la deviazione di Frontini, c'è stata comunque la risposta del Valdichiendi Ponte, che ha bisogno di un episodio per scrollarsi di dosso le paure, sono inevitabilmente subentrate dopo il gol del vantaggio d'autore di Pier Mattei. Chance per Frontini. Spitoni di testa, Badiali,
l'intervento di Lippolis. Rimessa laterale. Intanto l'arbitro è andato da Eno. A tutti e due. Pare d'arguirlo verbalmente. Questa è una parola di troppo per una rimessa laterale che alla fine è stata concessa al Val di Chianti Ponte e poi Enou completa l'opera facendosi ammonire. Molto nervoso, sicuramente influisce l'errore in occasione del gol. Qui deve scattare Enou per tenere a distanza Pier Mattelli, passa davanti, è un po' in difficoltà, poi se la cava. All'arca Tartabini. E no. Occhio qui, lui. Bravo. Iacchetta con il tacco. Non giudicato irregolare. Questo contrasto, forse con un braccio di Lippolis. Rimessa laterale per Panichelli. Si sono riscaldati un po' gli animi. Panichelli. Brunelli. Un vantaggio. Copre su Pennacchioni. Ed è rimessa dal fondo per il Sasso Genga. Dai, sta fuori! L'arbitro è stato indeciso sul da farsi, poi siccome c'è Brunelli che non vedete inquadrato, forse sì, fuori dal campo, ha deciso alla fine di far giocare con il centrale di difesa fuori posizione. Pier Mattelli ha combinato con Carissimi che punta, fermato da Panichelli, rimessa laterale per il Sasso Genga, adesso supportato anche dal pubblico che si è letteralmente galvanizzato dopo il gol. Ancora un momento di break. Giorgiani si va a consultare con l'assistente con Baldisseri e arriva un giallo per Brunelli. Ecco, per la situazione che vi stavo descrivendo qualche istante fa, Brunelli era fuori dal campo, probabilmente infortunato o comunque dopo aver subito un colpo. Poi quando l'arbitro è andato dalla parte opposta è rientrato in campo senza ricevere l'autorizzazione necessaria, come sappiamo in questi casi che deve avvenire da parte del direttore di gara, ecco spiegato il motivo dell'ammonizione. Tanto interruzione, si è giocato mai in questi ultimi tre minuti di gioco, mai. Brunelli ancora a terra, ora viene chiamato lo staff, componente dello staff sanitario del Sassoferrato Genga per prestare le cure al numero 5. Non capisco, già lamenti, penso un problema di piede, vediamo un attimo. Si toccava il piede, invece no, sembra una spalla, ma non si gioca. Dai primo! Deve uscire adesso, sì, Brunelli. Che ha ricevuto anche l'ammonizione, caso abbastanza similare. Singolare, perdona. Perché era uscito dal campo e poi non aveva ricevuto l'autorizzazione a rientrare. Ed è un'ammonizione che comunque per un centrale di difesa, anche perché presa in maniera ingenua, può pesare. Stiamo a vedere
finalmente si riparte a giocare. Lippolis, Iachetta, fa correre Badiale, il pallone è lungo. Lippolis andrà con le mani mentre stanno accelerando le operazioni alcuni giocatori del Val di Chianti Ponte. Vediamo se tra un attimo arriveranno altre sostituzioni. Pallone profondo, Fermani lascia uscire. Pronto Pollini alla battuta. Ecco lo rilancio alle parti di Pennacchioni. Arriva Brunelli. Poi Carissimi di testa per Pier Mattei. Prova ad andare via. Ancora De Nou. Insiste Pier Mattei. Allarga. E conclude. Palla alta. Ma comunque buona questa chance. Con Pier Mattei che sta puntando. E no. Era riuscito a passare. Anche in questo caso. Il tiro è finito fuori. Tartabini prova a scendere ma viene fermato da Monno. Per Mattei 1-2. Monno ancora. La rimessa a Val di Chienti. Tartabini profondo ad innescare Pennacchioni. Palleggia. Aspetta assistenza. Poi si gira contro Ruio. Buona copertura del giovane terzino. Rimessa laterale sempre per Edoardo Tartabini. Tocco centrale, Pennacchioni fa da sponda per Emiliozzi che prova a liberare il destro, poi di sinistro per poco la palla non diventa buona su Iachetta. Rimessa laterale per il Sassoferrato Genga, ma il Val di Chienti rimane in pressione. Rinvio con le mani. Prova a calciare in area di rigore Panichelli. C'è Tartabini in vantaggio su tutti. Sterza verso il centro, scivola, non c'è il fallo. Poi ancora un dribbling di troppo, chiusura di Cicci. E poi fallo commesso da Tartabini sotto gli occhi dell'arbitro. Calcio di punizione. Sassoferrato Genga. Va Spitoni a rilancio. Badiali di testa, Lattanzi con il palleggio e la palla allargata per Tartabini. Controllo a seguire, errato proprio sotto gli occhi di Gian Domenico, non soddisfatto. Adesso ha richiamato qualcuno. Andrà con una sostituzione tra poco. Cicci di prima, Frontini fermato ma in maniera regolare secondo l'arbitro che era lì a due passi. Lippolis, Carissimi, Cicci, Procacci, sterzata poi d'esterno da Carissimi, difende il pallone, viene fermato senza fallo dalla Tanzi, calza la testa e prova di innescare i compagni che sono scattati in zona offensiva. Va da Badiali, si arriva da Iachetta, fermato Badiali. La rimessa laterale Sasso Genga. Eccolo il cambio. Esce Frontini. Entra con la maglia numero 16. Monterubianesi. Al 24esimo minuto. Un cambio ancora in zona d'attacco. Per il Val di Chienti Ponte. Lancio per Carissimi. Che difende il pallone contro Panichelli, poi Gaggiotti la alza
le parti di Fermani, preciso nell'intervento ancora una volta Tartabini. Tartabini, Lattanzi, prova ad aprire il gioco per Iacchetta, buono il suo controllo, poi irrompe nell'azione Panichelli che ferma di fatto la possibilità di ripartenza da parte di Iacchetta, ripartenza che invece c'è per il Sassoferrato Gega con Carissimi che è già entrato in area di rigore, chiusura provvidenziale di Enou, non è finita, insiste Carissimi, Enou lo costringe ad allargarsi, poi arriva il raddoppio di marcatura di Panichelli che rimedia l'errore, può scattare il contropiede del Val di Chieti Ponte, adesso è un momento godibile del match, qui ci si gioca l'ammonizione che arriva puntuale, fallo su Iacchetta che cercava di ripartire. Si attende l'ok dell'arbitro per ripartire. Sono 26 minuti sul nostro cronometro. Arriva il fischio dell'arbitro. Fermani ricomincia vicino da Panichelli. Ancora Fermani. Porta avanti il pallone. Poi va da Enou. Col sinistro avanti per Pennacchioni. La aggancia. Cava di servire Monterubianesi, il vantaggio Guglielmi, c'è il rinvio per Spitoni, arbitro tempo, ancora deve mettere giù il pallone, arbitro fischia la fine, 40 minuti, lancio nella zona di Morno che colpisce, quantomeno ci prova, meglio di lui ha fatto Lattanzi che adesso prova ad arrivare su questo pallone di Tartabini, rimedia e poi Brunelli che spazza senza fronzoli, Carissimi, la sponda è per Monno, Tartabini palleggia, interviene, riparte il numero 3, scende sulla sinistra, converge centralmente Guglielmi, non rischia nulla il Sassoferrato Genga, sempre a mandare il pallone, scusate, distante Tartabini, Lattanzi, Emiliozzi, brutto pallone per Panichelli, poi Lattanzi, anzi scusate Fermani, eccolo Lattanzi in profondità per Iacchetta che prova a tagliare tutto il campo, c'è l'uscita di Spitoni, era molto alto, ha seguito il movimento della linea di difesa ed è riuscito a intervenire. Carico Carissimi, non aggancia Tartabini, Ruiu, poi Lattanzi, la palla è buona per Monno anche con una Veronica, cerca di andare via in bello stile, poi Emiliozzi prima di lui, Panichelli, cercava di servire Iacchetta che però era andato in realtà dall'altra parte, il pallone è risultato arretrato, c'è la rimessa per il Sassoferrato Genoa, Fermani, Monno, Carissimi, mette giù, cerca una carica da dietro, non arriva il fischio, rimessa laterale per il Val di Chienti Ponte, battuta per Lattanzi che la regala a Carissimi, poi Cicci, Panichelli, Badiani, Emiliozzi, Enou, poi si va da Tartabini che alza il pallone per Pennacchioni, la spizzata, è alzata la bandierina, rientrava la posizione di fuorigioco Pennacchioni e ora cambio, esce Panichelli, entra con la maglia numero 17 Bruni, bravo
Bravo, 7! Dai, Fabio, su! Bravo! Forza e fa, forza e fa! Paspitoni! Al rinvio, proprio nella parte del mio entrato Bruni. Bruni. Iacchetta prova a toccarla. La rimessa laterale. Cicci. Dalle parti di Eno. È tutto su. Tartavini, palla allargata da Emiliozzi, Bruni, profondo, chiusura di Procacci, si difende con ordine, Sassoferrato Genga. Lotta Maviallo, fischio, secondo me è stato fischiato il fallo di Cicci, il calcio di punizione. Iacchetta che andrà a calciare nell'area di rigore. Tanti uomini a riempire gli ultimi 16 metri. Arriva il cross di Iacchetta sul primo palo, la deviazione di Procacci, Gallontari, poi Pier Mattei, finta, calcia nella zona del solo Tartavini che la può riproporre. Uno sguardo avanti, il pallone per Iacchetta, l'Impoli si è andato a vuoto, Iacchetta, le finte, sempre sul sinistro, cross sul primo palo, la deviazione di Procacci, poi il colpo di tacco di Fermani, che occasione per il Val di Chienti Ponte, sicura la difesa dopo l'errore di Procacci ad allontanare, sempre Val di Chienti, che lo si attacca con maggiore insistenza, il pallone è arretrato, carissimi in palleggio. Recupera Monterubbianesi, lancio di Tartavini, arriva la sovrapposizione veloce di Bruni, Iacchetta, superato l'avversario, Iacchetta conclude, poi la palla che rimane lì, Lattanzi si coordina, Spitoni va a bloccare. Adesso attacca con maggiore convinzione la formazione di Gian Domenico, anche Giovando, dei cambi che hanno portato qualcosa in più in zona d'attacco. Tartavini per la rimessa laterale, subito battuta da Monterubbianesi che prepara il cross, deviazione e calcio d'angolo. Sale la formazione San Giustese. Attenzione al cross in area di rigore, e Badiali che la mette con il colpo di testa di Pennacchioni, l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo. Quattresimo minuto sul cronometro, ancora 11 da giocare più recupero. Carissimi ha controllato indisturbato la rimessa laterale e per il Val di Chienti Ponte, Lattanzi per Pennacchioni,
Cicci, palleggio, bella giocata del numero 16 che poi va da Procacci, può attaccare centralmente, vede il movimento di Pier Mattei, l'assist invece è dalla parte opposta per Carissimi, chiude la diagonale difensiva, sicuro Bruni. Sta più su Monde, là non serve Monde, sta su Cicci all'indietro, il movimento in serpentina di Leipolis e poi la palla allontanata. Può andare addirittura Pennacchioni a recuperare il pallone, si perde un'enormità di tempo. Leipolis, Fermani passa davanti e conquista il fallo. Salimanu! Andrà Pollini al rilancio, che nulla ha potuto sulla bordata di Pier Mattei che tiene avanti la formazione di casa. Un po' di testa di Brunelli, poi Monno rinuncia a giocare praticamente in Sassogenga in questa fase, cercando di allontanare in maniera maldestra in questa circostanza. Iacchetta sfugge, poi crossa con il destro, pallone dalle parti di Bruni, la palla interessante sul secondo palo, si coordina e rovescia il pallone. Badiali, presa di Spitoni. Spitoni prova a colpire Enou, alla palla buona per Pier Mattei. Bruni, Tartabini, attacca il numero 3, poi allarga per Badiali, uno contro uno, servizio per Lattanzi, forcing del Valdichienti Ponte, buono il controllo con il petto di Iacchetta, in area di rigore va sul sinistro Iacchetta, del Valdichienti Ponte, ha toccato il pallone Spitoni ma non è bastato ed è sempre lui, Luca Iacchetta, per l'1-1 della formazione di Gian Domenico che da molti minuti si stava rendendo pericolosa, non tanto con dei veri e propri tiri in porta ma comunque con folate offensive che stavano arrecando più di un problema alla retroguardia del Sassoferrato Genga, che adesso deve incassare il gol dell'1-1. Lo stavo sottolineando poco fa, aveva rinunciato a giocare la formazione di casa calciando questi palloni in profondità cercando di allontanare la minaccia, ma il Valdichienti è una squadra dotata di grande qualità in fase d'attacco e adesso segna con Luca Iacchetta il pareggio al 37esimo minuto. Intanto grandi proteste, che il Valdichienti cercava di recuperarla veloce dalle mani di Pier Mattei, credo si trattasse di Monterubianese. È arrivato l'arbitro a cercare di calmare gli animi, finisce a terra Leipolis e arriva la sostituzione. Vediamo chi entra. Era in difficoltà da quel lato Leipolis, dove Iacchetta stava crescendo negli ultimi minuti, è proprio lì che è nato il gol. Li ha saltati due gli avversari, a dire la verità. Esce Leipolis ed entra con la maglia numero 15 Garelli. Procacci si è collocato in posizione di terzino sinistro, Garelli va davanti, eccolo Procacci contro Iacchetta, palla calciata avanti, Garelli la prima sponda è errata, c'è Lattanzi che recupera, poi fermato con un fallo vistoso, l'arbitro non fischia, Monno, Fermani, Monno prova a tessere una nuova azione in Sassoferrato con Cicci. Non c'è fallo. Fermani.
po' in difficoltà, riesce a farla passare per Bruni, agganciato da Garelli, calcio di punizione. Altro cambio, esce Carissimi ed entra con la maglia numero 14. Zucca, questa è la sostituzione, però cambio per il Sassoferrato Genga. Ha cambiato due degli attaccanti. Dai Luca, dai Jaco. Mister Spuri, che ha visto pareggiare il Val di Chienti Ponte dopo un secondo tempo nella ultima fase rinunciatario. Adesso attacca ancora la squadra di Gian Domenico, che ci crede sempre con Iacchetta. Prova ad andare via a Procacci, è rimessa dal fondo però stavolta. Ha controllato bene Procacci, forse è spostato lì dopo la sostituzione di Lipolis, anche e soprattutto per controllare Iacchetta, che è davvero scatenato in questa fase. Quarantesimo. Andrà rilancio Spitone. Al Sasso vorrebbe dire poco, un pareggio. Dovrà cercare inevitabilmente qualcosa in più in questa fase, perché comunque con un risultato di X rimarrebbe comunque all'ultimo posto la squadra di Spuri e può comunque essere allungata in classifica dalle formazioni che giocheranno domani. Qui malinteso, Tanzi e Iacchetta, rimessa dal fondo. Sempre Spitoni, andrà al calcio profondo. Alle parti di Iacchetta, salta, la lascia scorrere. Rimessa per Bruni. Vicino per la Tanzi, tutto solo può ricevere. Alza la testa, vede Tartabini. Controllo con il petto. Palla alzata, le parti di Ruglio, si inserisce Monterubianesi, tocco di testa e calcio d'angolo. Spitoni si arrabbia con i suoi, Guglielmo è stato l'ultimo a toccare, sale e no, sta salendo anche Fermani, la battuta sarà di Badiali. Eccolo il cross di Badiali, l'area di rigore, la palla gira, rimessa dal fondo. Preparano intanto la lavagnetta per la segnalazione del tempo di recupero, non è ancora il momento giusto, mancano due minuti circa alla segnalazione dell'extra time. Luca non è passato a lui. Spitoni, Cicci non la tocca, Bruni ha avuto un buonissimo impatto nella partita. Pennacchioni cerca il colpo di tacco, poi ferma, possibilità di ripartenza del Sasso. Zucca la tocca, poi la Tanzi, Bruni, Cicci, Zucca, palleggio, prova ad andare via, domanda profonda dove non c'è alcuna maglia Amaranto. Monte non sta da portento, Monte solo, solo Battanzi, Bruni, Fermani, chiusura di Zucca,
Pennacchioni per Lattanzi. Tartabini, dribbling, alza la testa, cerca Iacchetta che controlla, poi Procacci bravissimo a girarlo nonostante fosse stato scavalcato dal pallone. A ripartire, testa alta, lì vicino per Cicci, alla di ritorno per Procacci, bene da Zucca, occhio alla chance. Zucca si attarda un po' troppo nel rilancio, alla fine Monno guadagna un calcio di punizione prezioso. Penna staldo! Segnalato adesso il recupero, 4 minuti da giocare. Per le speranze delle due formazioni, ferme sull'1-1. Lancio di Guglielmi, cercare Brunelli, palla allontanata da Badiali, poi Gaggiotti, Lattanzi, il collo del piede, non in bello stile, rimessa laterale, anticipo di Tartabini, Badiali, recupero e break del Sassoferrato Genoa con la palla dentro per Zucca, miracolo di Pollini, ma si era alzata la bandierina. Tutto fermo, calcio di punizione per il Val di Chienti Ponte, che comunque ha rischiato moltissimo sul break di Monno e poi il tiro di Zucca. Guarda l'arco, sto 10! Sopra lui! Rilancio di Pollini, la zona di Pennacchioni, è arrivato il colpo di testa di Gaggiotti, la palla mandata profonda alle parti di Monterubianesi, Guglielmi è in vantaggio, mette il braccio a difendere la rimessa e vedete che s'affretta anche il Sassuolo Genga, che comunque vuole provare un forse in finale, entrambe le squadre la devono vincere. Non ti chiedi più per l'inerzia di questo secondo tempo, il Sassuolo perché ha bisogno di un successo senza mezzi termini per non rimanere all'ultimo posto, in attesa di capire ovviamente domani cosa farà il San Marco Servigliano, che è la squadra che la precede in classifica, quota 19. Occhio Fabio! Nel prossimo turno il Sassoferrato sarà di scena contro il Fossombrone, mentre il Val di Chieti riceverà il Grottammare. Le partite del prossimo weekend che riguardano appunto le due formazioni oggi impegnate qua al comunale di Sassoferrato, colpo di testa di Brunelli, poi Pier Mattei e no, allontana parzialmente, poi Gaggiotti, il pallonetto in area di rigore, intervento di Fermani, la palla ancora buona, Monno non è riuscito a rilanciare, non c'è il fallo, attenzione perché il pallone è sempre buono per il Sassoferrato Genga, forse poteva arrivare un fischio per l'intervento a mio avviso irregolare ai danni di Fermani, che era intervenuto di testa, ha alzato la gamba Zucca. Intanto un'ammonizione per un giocatore, si interrompe il gioco. Munizione è arrivata per Moretti alla panchina. Luca, dai Fabio, dai! Protestato. È stato sanzionato dal direttore di gara, ma resta in attacco il Sassoferrato Genga. Dai, raga, dai, lo sta piantati. Ma che fai, l'altro? Con le mani, il tocco corto per Monno che difende, calcio d'angolo e il Sasso chiude avanti. Salgono tutti praticamente. Vieni qua su Monte! Palla importantissima per il Sassoferrato Genga, fidata al sinistro di Procacci.
arriva il cross in area di rigore e no, la allontana. L'arbitro consulta il cronometro. Monterubianesi prova a scattare il contropiede, superato Ruiu, grande accelerazione di Monterubianesi che si è fatto tutto il campo. Una bella giocata, poi il tocco dentro per Spitoni. C'è ancora qualche istante per giocare, forse perché ha interrotto per l'ammonizione di Moretti il direttore di gara. Pallone da Pier Mattei, suo l'ultimo tocco, rimessa laterale per il Val di Chienti. Tartabini è finito a terra. È l'assistente a recuperare il pallone. Ed è pronto Edoardo Tartabini a rilanciare. Arriverà tra un attimo il fischio, l'arbitro lascia continuare. Calcio di punizione. Vediamo se c'è l'ultimo pallone buono per il Sassoferrato Genga, che è avanzato di almeno 10 metri rispetto alla posizione reale di battuta. L'arbitro concede lo stesso l'ok. Sono saliti tutti ancora una volta. Arriva il cuoio, intervento di Enou, poi Fermani che la allontana. Finisce così 1-1 al comunale di Sassoferrato, tra Sassoferrato Genga e Val di Chienti Ponte. Tutte nella ripresa le reti. Prima ha sbloccato Pier Mattei con l'Eurogol e il tiro al volo stupendo, dove nulla ha potuto il portiere Pollini. Poi la replica del solito Iacchetta, verrebbe da dire, perché sempre lui, in particolare in questo ultimo periodo, a propiziare le reti della formazione sangiustese di mister Gian Domenico. È tutto da parte di Giacomo Giampieri. Io ringrazio anche Alessio Ritucci, che è stato alla parte video ed ha curato appunto la messa in onda di questo match. È tutto dal comunale di Sassoferrato. Vi ricordo gli appuntamenti di domani, in particolare con Domenica nel pallone, dove seguiremo le partite tra Anconitana e Vigor Senigallia e la sfida tra Marina e Gallo. E poi la sera rivivremo il tutto con quelle due partite, gli highlights di questo match a cui abbiamo appena assistito e le interviste dei protagonisti. Grazie da parte di Giacomo Giampieri di nuovo. Buon proseguimento di serata su TV Marche.